Buongiorno, allora, questo video non so se farò un video vlog o un video solo aprire le uova. Oggi è il 13 aprile, praticamente, no, quasi quasi, sì, dai, faccio due vlog diversi. Allora, scusate se sto andando in tilt, ma è un bel po' di settimane che non registro e adesso scoprirete poi il perché di quello che mi è successo. E niente, allora, apriamo insieme le uova di Pasqua. Io a Pasqua e Pasquetta non le ho aperte perché volevo vedere insieme a voi che cosa trovo dentro nell'uovo di Pasqua. Li dovevo aprire prima, ma è successa una cosa per il mio canale e allora alla fine non ho potuto, diciamo, registrare questo video e neanche tantomeno pubblicarvi i video. Per cui niente, adesso li apriamo insieme, vi faccio vedere quelli che ho preso e vi dico solo che Pasqua e Pasquetta non ho, in poche parole, festeggiato perché ero al lavoro, ho lavorato e basta, e poi sinceramente non avevo voglia tanto di festeggiare per quello che poi è successo su YouTube e allora alla fine non ho proprio festeggiato niente e tantomeno non ho neanche aperto le uova di Pasqua il giorno di Pasqua e Pasquetta. Adesso invece li apro insieme a voi, che oggi è il 13 aprile, che è giovedì del 2023. Da oggi in poi mi devo ricordare di mettere, di dire la data, il giorno, eccetera, così almeno quando registrerò i video, tantomeno li monterò, so quando li ho fatti. Ormai dovrò fare per forza così. Dato che c'è la televisione che va, adesso la stoppo perché non voglio avere altri segnalazioni di copyright. E allora direi di iniziare e spacchettiamo i quattro uova insieme. Per cui andiamo e vediamo che cosa troviamo dentro. Queste sono le uova che ho preso. Allora, questa me l'ha regalata praticamente i miei genitori. Invece, quello della Tune, questo qua del Santoro, me l'ha regalati il mio compagno e invece questo qua l'ho preso io. Ho preso solo questi perché mi convincevano di più questi qua, che più la sorpresa. L'unica cosa che ho sbagliato è che ho preso questo a cioccolato extra fondente, ma vabbè, fa niente. Adesso apriamoli. Allora, faccio l'inquadratura così perché sennò la scritta la legge all'incontrario il telefono. E non riesco mai a capire come risolvere questa situazione delle scritte. Comunque, iniziamo da questo, perché questo è praticamente. Iniziamo da questo. Allora, dato che l'ho vista in un video di una YouTuber che spacchettava, alla fine mi ha convinto a prenderlo perché la sorpresa era bella. Questo qui è di quest'anno, io pensavo che era dell'anno scorso, invece questo qui è quello praticamente nuovo, del 2023. Allora, questo è della Balocco, adesso lo apriamo, che poi è rotto, perché cioè è rotto. Comunque adesso sto zitta e facciamo l'SMR, così voglio vedere. Spoiler della sorpresa perché l'uovo era già rotto. Non è giusto.
Vabbè. Intanto testiamo la cioccolata e vediamo se è buona. Cioccolata è buona. Adesso lo apriamo. Non so che cos'è. Allora. Carina, è una sacca da utilizzare, metterci quello che si vuole con la bambolina. Praticamente col vestitino e le caramelle, alle caramelle e la scritta Santoro. Molto carino perché ha la chiusura tipo quella delle scarpe, dovrebbe essere. Sì, così, che puoi essere utilizzata per mettere quello che volete. Comunque carino, questo è un bel regalo perché è molto utile e si può utilizzare, per cui non male. Come sorpresa carina, preferivo trovare l'altra sorpresa che avevano trovato le altre persone, però vabbè, è sempre utile. Adesso apriamo l'altro. Adesso apriamo questo. Così almeno vediamo. Allora, questo è costato 6,99 € all'Eurospin. Quello che avete visto prima della Santoro è costato sui 7 € più o meno. Adesso proviamo questo. Questo è cioccolato al latte con granella di nocciola. Con preziosa sorpresa, non so cosa troviamo dentro, sperando qualcosa di utile. Questo del Dolce Ando e c'è scritto niente, basta. L'ho fatto così, molto bello. Adesso lo apriamo. Questo si vedono le nocciole, infatti è buono. A me mi piace spaccarlo perché mi piace divertire a spaccare, per cui adesso prima facciamo quello col pugno. No! Ah, oh, che male! Si è spraccicato! Lui sempre che ruba le cose, comunque qua, come vedete, ci sono le nocciole. Adesso assaggiamo anche queste, così vi dico se di nocciola. Buono. Si sentono le nocciole. Però è troppo forte. Infatti, grazie del regalo, eh. Il regalo è questo qua. Abbiamo trovato praticamente un braccialetto, praticamente di plastica. E, non so che cos'è, boh. Comunque è fatto così. Allora, la sorpresa fa un po' cagare perché sì, ok, il braccialetto, però pensavo almeno un simbolo carino. E invece non ne vale 7 € secondo me. Per questa sorpresa qua. A parte che io queste cose non le posso mettere perché sono allergica, se no lo metterei. Comunque questo è buono perché c'è proprio
La nocciola si vede. Andiamo col prossimo. Apriamo questo dell'Atún. Scrop, una delle fantastiche sorprese del Teddy Friends. Cioccolato extra fondente. C'era anche quello al latte, ma non mi sono accorta. E poi è anche un po' storto, sinceramente. Comunque, vediamo che cosa troviamo dentro. Questo è fatto così, molto carino, sempre come l'anno scorso. Sperando che non trovo la stessa sorpresa dell'anno scorso, perché sennò mi arrabbio. Adesso lo apriamo. Questo si sente che è fondente. Vediamo se non senza romperlo. No, no, vabbè, fa niente. No, ho già visto che è uguale. Non ci credo. Comunque, assaggiamo il cioccolato. Infatti è strafondente. A me non è che mi piace tanto, ma lo userò per fare il dolce. Allora, questo costa 10 euro, l'ho pagato. Però se sapevo che trovavo la stessa sorpresa dell'anno scorso, non lo compravo. Io pensavo altre cose. Sono stata delusa perché ho trovato la stessa cosa, praticamente il timer del campanello, però questo l'ho trovato a orsetto azzurro. Quell'altro che ho è rosa. Ma non mi ricordo che forma ha sopra. Comunque, sono un po'. Pensavo di trovare almeno un'altra cosa, invece le sorprese qua sono sempre uguali. Molto delusa perché 10 euro proprio non ne vale. Cioccolato troppo forte. Per cui direi di. Lui se lo mangia, ma a me non è che mi piace tanto. Preferisco quello al latte. Apriamo l'ultimo uovo. Allora, questo è l'ultimo, per cui adesso apriamo l'ultimo. Questo è di Clio Makeup con accessori beauty. Scelti da Clio. Cioccolato finissimo al latte, sosteniamo la fondazione della Smile Italia. Con questo praticamente hai donato qualcosa in più. Comunque, carino il pack. La sorpresa, vediamo. Io preferisco trovare la fascia perché la spazzola, sinceramente. Non è che la uso tanto, preferisco usare la fascia di più, che è molto carina. E poi non so che cosa trovi anche dentro, comunque di sicuro sarò sfigata. Andiamo a vedere e lo apriamo. Anche questo carino, però questa volta lo voglio spaccare. Voglio vedere. Incrociamo le dita e spero che sia qualcosa di carino e utile. Aia, che mi fate. Questo era duro. Allora, nessuno dei due ha trovato di quello che volevo. Adesso lo apriamo. Comunque, assaggiamo il cioccolato. Che è un po' squagliato. Cioccolato buono. Sì, cioccolato è buono. Magari se. Io ho trovato questo portachiave. Ho scritto dietro Smile, il nome del Clio Makeup, e poi si apre e c'è lo specchietto.
Beh, carino. Non è, diciamo, utile, preferivo la fascetta, invece sono stata sfigata, come sempre. Sì, lui si sta mangiando tutto il cioccolato. E, stranamente, tutti hanno trovato la fascetta e la spazzola, io invece ho trovato il portachiavi con lo specchietto. Bene, vabbè, dai, meglio di niente. Carino. Pensavo meglio. Questo invece, se non sbaglio, sui 8 euro. Se non sbaglio, è costato. Perché l'ha pagato i miei, per cui non so più o meno. Comunque, su quella cifra lì. Non è male. Vabbè, lo userò come portachiave. E niente. Assaggiamo un pizzettino. Io ormai assaggio solo cioccolato. Va bene così. Io sono invasa di uova di cioccolato aperte. Io però, a parte che quello alla nocciola secondo me era più buono. Però, quest'anno è stato deludente. Sinceramente non volevo prendere le uova. Però poi guardando i video degli altri mi hanno convinto queste. Che era la sorpresa, era più carina. Allora ho detto: vabbè, farò una tentazione, li prendo e basta. Di solito io quando faccio vedere le uova prima di Pasqua, ne compro tante. Quest'anno, sinceramente, non ho proprio, cioè, non volevo proprio, allora, sia festeggiare perché non abbiamo neanche festeggiato Pasqua, e sia comprare le uova di Pasqua. Ma ho smesso di mangiare cioccolato, però. Niente. Le sorprese pensavo molto più carine, sinceramente. Niente, mi stavo strozzando. A furia di mangiare il cioccolato. Comunque, niente. Dato per quello che è successo su YouTube, che poi vi spiegherò nel video. Questo video non so quando lo vedete, ma credo fino alla fine del mese di aprile. Perché come sapete io non posso pubblicare più video, perché mi hanno segnalato. E per cui appunto io sto registrando questo video, ma non so quando riuscirò a pubblicarlo e voi lo vedete. Per cui niente. Mamma mia, ok, ce la posso fare. Niente, per cui ci vediamo in un altro video, spero. E detto questo, chiudo perché non riesco più a parlare, ce l'ho qua. Cui spero che vi sia piaciuto questo video. Anche se è in ritardo, però scusate, ma appunto ho avuto questo problema su YouTube, che certi lo sanno, quello è il problema, ma poi tanto vi farò un video dove dirò che cosa è successo. E niente, detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!